La griglia di partenza per la gara di domani è chiusa, ma prima di iniziare ricordiamo le prime tre posizioni. Verstappen, Hamilton e Sergio Perez. Le qualifiche sono finite e ora attendiamo con ansia la gara. Domani commenteremo il Gran Premio in diretta e senza interruzioni. Vi aspettiamo! Oh ragazzi, adesso mi senti? No dai, avevo mutato. Ciao Deciso, ciao ci... Ah, scusate ragazzi. Ciao, scusa, ciao Giulietta, grandissima. Ciao Deciso, grande GBR, grandissimi, grandissimi. Allora, oggi è una cosa incredibile ragazzi, perché questa gara la odio. Il Formula 1 senza il force feedback e il true force è come... avete presente il coso delle macchinine dei bambini, no? Quelle che fai così e girano, ecco, praticamente senza il force feedback non ha niente sto gioco. Oh sì sì sì, ho visto Lu Giulia, stavo facendo tutte le mie cose, quindi non sono riuscito a venire dal grande Lord. Allora noi partiamo, vi faccio sentire quello che dice. 200 metri, 19 curve per le strade di Monte Carlo. Pochi! C'è un regalo per te su Instagram e su TikTok. Bassa della stagione, i margini d'errore sono praticamente inesistenti, quindi questo è l'habitat naturale della safety car. Pettina, oggi i capelli ce li ho fuori, ragazzi, eh. Oggi i capelli sono andati dove vogliono loro. Luca Filippi è qui con me ancora una volta per... Ciao Phil! Ma non puoi aumentare il force feedback, no! Ma è uno schifo, non c'è proprio. Adesso io ho preso il 2022, Phil, e spero che ci sia sia il force feedback che anche il true force. Cioè, quando prendi la botta lo senti, ma non ti dà le asperità del terreno, non ti fa il ritorno di forza. Vedi, se io giro, vedi che rimane? Invece col Gran Turismo torna sempre al punto di partenza, capito? Infatti è per quello che mi trovo malissimo. Mi trovo veramente male con il Formula 1. Ragazzi, la griglia di partenza è un po' diversa da quella della realtà. Con la voce così, eh. Raga, non è Instagram né Facebook. Marco Locchi non ha Instagram né Facebook. Ma come no? Ah, ok, allora TikTok. Guarda su TikTok. Mitico. E Giovinazzi, Raikkonen, Stroll, George Russell e Mick Schumacher. Latifi e Nikita Mazepin. È quasi il... Ciao amici! Si scende in pista. Allora ragazzi, abbiate pietà di me. Conto su di te, non deludermi. Abbiate pietà di me. Stavo facendo cadere il telefono. Allora, comandi, vibrazione, force feedback. Gli facciamo vedere Logitech G223. Ok, qui è solo il comando, impostazioni generali, modalità sorpasso, grilletti adattativi non c'è, pannello impostazioni MDF non c'è, niente, non si può fare nulla sul force feedback. L'unica cosa che vi chiedo, venia, di portare pazienza è che se devo parlare con voi non riesco a cambiare le marce e andiamo a farcela tutta in terra. Allora ragazzi, benvenuti col telecomando, col mouse, benvenuti. Oh bevi GBR, hai ragione, scusami ragazzi, farò... è caduto il tappo. Beviamo acqua ragazzi. Oh ragazzi, è caduto il tappo, un bordello. Sicuramente il tappo mi finirà dentro il pedale e quando vado a frenare non frena più. Allora ragazzi, siamo pronti? Oh, grande Loki! Ragazzi. Grande Phil, Deciso! Ah, ragazzi! Questa gara è la cosa più brutta del mondo. Non riesco a... Go! Allora, è come andare in bicicletta con un bambino. Il volante è morbido. Non si capisce niente. Ragazzi, io ho tolto i danni da toccarci dentro un attimino. Eccolo qui, già partiamo, che mi hanno fatto girare, bellissima. Adesso c'è il true force, vedi? Dai raga, ma allora facciamo finta che non avete visto niente. Ragazzi, torniamo indietro e ok ragazzi, dai, partiamo con la gara warzonata con il mio amico zio. Bella lì. E vai. Ok, una bella... Sì, ma stanno... Non mi toccate dentro.
Grazie Giulio, grazie Giulio. Allora, mentre settimana scorsa era un po' più fattibile quella pista là, qui ragazzi è infattibile sta pista, eh. Superare poi, e guarda, guarda come frenano loro, ma come mai loro frenano così tanto e la mia macchina non frena una sega, guarda, dai, mamma mia. Oh ragazzi, ho tolto il coso perché se no adesso avevo già perso 6 alettoni e 4 gomme, eh. Non mi posso fare 78 giri ragazzi così, Wey Ted, hello Ted. Allora, diciamo che allora diciamo che il, eccoli là che cominciano ad andare, cominciano ad andare raga, no the control, non so che cosa hai detto Ted. Thank you, thank you, thank you. Thank you for follower, follower. Ma non so che cosa ha scritto, Giulio se riesce a tradurre. Dai, 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 dai. Primo giro è andato malissimo, ragazzi. Vediamo gli altri 78, come andrà a finire sta gara. Secondo me andrà a finire malissimo. Allora, nella realtà, la gara è molto più noiosa che quella di Marco Drums Games, eh. Quindi vediamo un attimo. Ok, thank you, thank you, thank you Julie. I'm not speak English. Muy, muy, muy poco, poco, poco speak English. Thank you for view. Thank you for follower. No, thank you for follow me. Allora, GT7. Formula 1, ragazzi, siamo dietro a Sainz. Gara incredibile. Ok, grande Giulia. Vi aspetto su... questa qui la prendo sempre dentro, un angolino. Scusa Sainz, scusa. No, vai dentro. Dai. Vai. Ok. Excuse me. No! Ma ci ho bucato le gomme. Oh. La vedo molto lunga la gara, DRS disponibile. La vedo molto lunga e dura, ragazzi, la gara. Leclerc decimo. Non voglio portare sfortuna nella realtà, ragazzi, ma questa pista io la odio. Non sono mai riuscito ad arrivare primo. Ok, andiamo. Diciamo che se volete farvi una risata, sicuramente state qua a vedere la live della Formula 1 di Marco Drums Games. Oh, thank you. Thank you SR. Oh! Thank you so much. Dai, frena. Ragazzi, ciao Frac, amico mio. È dura oggi Frac, altro che Gran Turismo. Gran Turismo 7 is easy. Io vi aspetto con Formula 1 2022, Marco Drums Games Channel Day One Edition. Grazie SR. Oh ragazzi, tra l'altro non ho neanche acceso il ventilatore, amici miei, sto sudando. Perché non ho acceso il ventilatore? Dietro di te si avvicina al ritmo di 5 decimi a giro. Ripeto, 5 decimi a giro. Allora, io sto andando bene, non sto andando a sbattere e il pilota dietro di me si avvicina a 5 decimi a giro, che è l'undicesimo, Gasly sta arrivando, ragazzi. No, qua fa caldo, Giulio, è uscito fuori il sole e si muore ancora dal caldo, ma come in gara, come vedi qui a Monaco c'è il sole. Io questa pista non la capirò mai, ragazzi, sarà proprio il mio tallone d'Achille, mentre le altre ho vinto settimana scorsa. Il mitico Charles Leclerc di Marco Drums Games ha vinto la gara in Spagna. Qui non ci siamo proprio.
Ma non riesco a capire come mai gli altri vanno così veloce, io no. Ah, Giulia! Bam! Vai! Oh, grazie Giuli. My channel, my channel YouTube, my channel Twitch, my merchandising. Thank you guys. Grazie Stream Element. Allora, ho fatto un buon tempo, eh? Distacco dall'auto davanti, 2,6 secondi. Dai che sono andato bene. Troppo tardi, Phil? Eh sì, hai ragione. Caspiterina, Phil, ma perché non ho... Aspetta. Allora, stacchiamo un po' prima, vai. Bevi SR, adesso aspetta, come faccio a bere? Fra 76 giri bevo. Anche il pettine non ce la faccio. Dai che ce la facciamo. Ha ragione il mio amico Phil, lui mi dà sempre una mano. Oh! Porca, qui era andato a lettone, era andato tutto, era finita già la gara, ragazzi. Io ho tolto il coso perché sennò, ragazzi, oggi era rifare il... davanti sta diminuendo al ritmo di circa 5. Excuse me for help me in the game. Ma I'm not come si dice che non mi piace? I'm not like this track. Grande, ragazzi, Marco Drums Games, che inglese, ragazzi. Allora, devo stare un po' più tranquillo. Guardalo lì. Grazie, Giulio. My English is perfect. My British college. Ora, non potete capire, ragazzi, cosa vuol dire in Formula 1 su questa pista leggere quello che voi dite. Grazie, thank you so much. Ha ragionissima Phil, che stacco troppo tardi. Madrelingua. Eh sì, Frac, proprio quello. Ricordati che quelle curve... Aspetta. Devono andare anche loro piano. Eh sì, hai ragione. Sembro un americano, è vero. Un americano o un british, un inglese. Allora, hai ragione Phil. Oh, grazie che c'è Phil oggi, ragazzi. Se c'era Gran Turismo ci facciamo una mega giocata io e l'amico Phil. Vai Ocon, vai che ci beviamo Ocon. Dai SR, beviamoci Ocon, altro che l'acqua. Guarda che ci beviamo Ocon. Sì, ma dove lo sorpasso io Ocon, raga? Lo sorpasso qui? No, non si può sorpassare qua. Dai, gira macchinina. Sembra di avere una panda. No, forse la panda ha in galleria, dai, se riesco bene, dai, esci macchina. Stai distanziando l'auto alle tue spalle. Cacchio se va Ocon. Ci ho provato, ragazzi, ce l'ho fatta, Ocon, te. Scusate il gesto che non si dovrebbe fare. Bel sorpassino, hai visto? Pulito. Qui sbaglio sempre, oh. Dai che magari... Dopo 78 giri... grazie, Giulio. Dopo 78 giri magari ce la facciamo a... Che okay, anche il DRS. Allora, io il DRS dovrebbe mettermelo da solo, perché sinceramente, Phil, c'è un tasto, mi sembra il triangolo. Oh, ti giuro, non ce la faccio a schiacciare il triangolo, eh. Allora, dovrebbe metterlo in automatico. Grazie Giulie, la mia mitica moderatrice, The Moderators, Giulie. Thank you so much. Oggi siamo internazionali, amici miei.
Anche dal nome sembrerebbe Marco Trans Games, ma effettivamente, a parte due parole, spicce home e house. La mappatura dei comandi, oh cacchio Phil, questa è una cosa che faremo la prossima volta, la prossima gara, perché sinceramente non so neanche dove si cambia. La mappatura dei comandi per il volante, dici? Per avere il DRS a portata di mano? Americano, allora siamo americani ragazzi. Viva l'America e viva l'Inghilterra. Ah ok Phil, allora io ti dico la verità, questo ci ho giocato tantissimo, tutto su YouTube. E con il mitico Kevin, che abbiamo fatto anche la scuderia, ho fatto tutta la parte. Oh! Tutta la parte, scusate ragazzi quando faccio così, ma perché. Tutta la parte. Va Ricciardo, vieni Ricciardo che ti prendo, vieni qua, bello, vieni qua, amico mio. Vieni qua che ti prendo, sei sotto mira. Tra l'altro non so neanche la benza a che punto è. Spero che mi avverta il gioco che devo fare la benzina. Oh! Ricciardo d'esterno! Possibile? Marco Drans? Beh insomma scusami Ricciardo, scusa te, scusami, thank you. Bella thank mossa, scusa. Ben fatto. Scusami, scusa Ricci. Scusa Ricciardo, non volevo, però è andata. Possiamo cominciare una campagna? Eh sì, ce l'ha anche Sharder, Phil. Io l'ho già comprato, devo solo aspettare che esca e scaricarlo. Va benissimo, sono d'accordo. Non era pulitissimo ma bravo, grazie. Marcolino, sto facendo? Ok, bravo, salutami lo zio. Mi raccomando di venire sempre da me, amico mio, Che ci divertiamo insieme, Loki. Grandissimo. Qui è oggi una gara, ragazzi, mi stanno sudando le ciabatte. Spero che non scivolino i piedi nelle ciabatte, se no è finita. Ragazzi, che tanta roba. Ok, ci sei quasi, stiamo raggiungendo. Devo cominciare. Brava Giulia, brava. Mi devo incominciare, ragazzi, a andare a camminare e a prepararmi per le gare, perché ho una preparazione fisica, visto che non vado più in palestra da un paio di mesetti, un po' dubbia. Allora devo incominciare ad andare a camminare con Carla per poter poi fare le gare e... No, di venire nelle live, Lochino, perché ci manchi che tu che parli. Oh, Loki! Oh, Alonso! Ero dietro di te Alonso, ho sbagliato, ho preso dentro non so che cosa ragazzi, non so che cosa ho sbagliato, ho toccato dentro un po' la galleria credo. Alonso? Ti vedo. Sì, scherziamo Loki. Oh, tu ieri mi hai fatto uno scherzo, Loki, e adesso devi stare un po' calmo. Hai capito, Loki? Ieri mi hai fatto uno scherzone di quelli che ci sono rimasto male. Non farmi rimanere male, devi venire nelle live, ridere, scherzare e commentare. Amico mio, fai bravo. Ti ho anche dedicato un TikTok, a te e alla Giulia. E a Lord, chiaramente, perché grandissimo Lord. Ragazzi, ma... Non mi sono neanche accorto di aver fregato Alonso. Alonso! Ciao Alonso! Ciao amico! Dai che la sento viva sta. Secondo me posso vincere. Caspita Giulio, tu non sei da computer per fare un bel sondaggio, né? O un pronostico. Oh, grande Giulio. In questa pista la odio. Io, Loki, la odio di più di te. Perché davvero... Cacchiarola, vedi, ma che roba, ok, ho una distrazione, mi sono distratto un attimo a leggere il messaggio di fianco, infatti c'era un ragazzo, che non mi ricordo chi, che mi ha fatto giustamente la domanda, ma perché togli, metti tutti gli aiuti e non corri seriamente, no? Perché non riesco a leggere, ragazzi, è veramente, infatti poi gliel'ho detto, è GBR mi sembra, giusto? Eri tu, amico mio, ieri, né? Infatti gli ho detto, caspita, guarda che è veramente difficile leggere, parlare...
di solito chi fa benissimo, Leclerc ha fatto il tempo, ragazzi, scusate, mi interrompo da solo. Praticamente è veramente difficile leggere quello che voi scrivete, amici miei, e dovete scrivere perché le mie chat sono fichissime, le nostre chat sono fichissime. Vado a vedere il GP di Monaco dal vivo. Ah, grande Fra, che me l'hai detto che non hai trovato i biglietti. Intanto rimani qua da Marco Drums Games, che vedrai che il Gran Premio di Marco Drums è fighissimo. È molto meglio di andare a vederlo anche dal vivo. Attenzione, attenzione ragazzi, qui era andata, eh. Qui era andata gomme, alettone dietro. Grande Fra, anche quando poi andrai l'anno prossimo, mi raccomando, mentre sei là, di collegarti sul Marco Drums Games, su Twitch, che faremo il GP insieme. Ecco, tu dal vivo. E farai pubblicità a tutti gli spettatori, vai in giro dappertutto, per tutta Monaco, a far vedere Marco Drans, che c'era il canale che sta facendo il GP anche lui. Allora, questo qui che c'ho davanti, faccio fatica a prenderlo, chi è? È Frac. Oh! Assolutamente Frac, pubblicità non a Marco Drans. Grazie mille amici del supporto, del sopporto che mi sopportate. E ragazzi, oggi vi dico che sarà veramente dura. Sapevo che questa giornata era dura, ma le voglio fare tutte adesso. Poi tra l'altro vedi che c'è anche Phil che ha il Formula 1 2022 insieme anche a Sharder, ragazzi. Sharder Design comprerà anche lui il Formula 1 2022. Possiamo farci delle grandissime gare insieme. Vi aspettiamo sul canale per anche le gare online, oltre che queste offline. Soprattutto... Ecco, bravo, grazie. Voi non potete capire quanto è difficile sta pista, e infatti chiedo scuse, non so se Venia, vuol dire scusa, però chiedo scusa che ho messo gli aiuti su questa pista, sì. No, scusami Giulio, non ho letto cosa dire, non riesco ad andare a vederti, scusa. E davvero Formula 1 è veramente impegnativo, ragazzi, è un po' come quando su Gran Turismo 7 faccio il Nürburgring e Nordschleife, che è veramente una pista impegnativa e non puoi sconcentrarti. Infatti voi quando vedete degli youtuber o comunque della gente veramente come dei gruppi dei Kulesh Simulator o gli Exed o tanti altri gruppi italiani bravissimi che corrono, a parte che non corrono con un G923 ma corrono con il Fanatec, caspita! E quindi già partiamo da un supporto che è completamente professionale invece di essere un giocattolo, anche se secondo me il G923, ragazzi, è un volante bellissimo, e il G29, è l'evoluzione del G29, quindi potete anche prendere un G29, però diciamo che tutti quelli che vedo io che corrono serio stanno muti. Infatti io all'inizio facevo le live su YouTube con Assetto Corsa Competizione, ragazzi, lì non c'è da parlare, lì non puoi seguire il chat né niente, ogni minimo errore che fai, anche solo di dar gas, ti giri o arrivi ultimo. Quindi le mie chat sono più che altro divertenti, per ridere, scherzare, passarsi un po' di tempo insieme, raga. E intanto ci andiamo a prendere Norris, sei nel mirino. Il prossimo giro ci prendiamo Norris. che le gomme si bucano. Grande Charles. Betty, ciao Betty, grandissima, come stai? Salutami Ciccio, grandissimi, stiamo facendo la gara di Formula 1 come nella realtà, solo che loro stanno correndo davvero, e io corro il videogioco, ecco qua. Grandissima Betty, grazie di essere passata, amica mia. E ascolta un attimo, stavo dicendo che praticamente questa pista è veramente tosta, e ero dietro a Norris e lo stavo quasi beccando, lo stavo quasi prendendo, sto sudando, ragazzi. Mi sono dimenticato di accendere il ventilatore. Oh! Questo era partito tutte e due le gomme, raga. Quindi dai che ci siamo. Norris ce lo bruciamo, ce lo mangiamo. Gli sverniciamo la fiancata, ok? Adesso scusami Norris. Ti saluta anche Ciccio. Ciao Ciccio, grazie Ciccio. Dai che ci vediamo la mattina in stradina quando usciamo per andare a lavorare. Grandissimo, ciao Kevin, amico mio. Oh, guarda Kevin, sorpasso di Lando Norris, un po' dubbio, in galleria, ciao ragazzi,
Grandissimi. Oh Kevin, mi manchi, devi prendere sta cavolo di PlayStation. Quando è che arriva? Okay, dai che dobbiamo fare le gare insieme, Kevin. Allora Kevin, il Formula 1 2022 lo compra sia Sharder Design che anche l'amico Phil. Quindi se vuoi comprarlo anche tu ci facciamo delle gare pazzesche, eh? Formula 1 2022 in uscita il 28 giugno. Qui era andata ragazzi, ma per fortuna ho messo che non si rovina, che non si spaccano gli alettoni e le gomme, perché qua avevo perso 7 gomme e 20 alettoni, ragazzi. So che non è realistico, ma purtroppo quando Lord comprerà la PS5 comprerà sia Gran Turismo che anche il Formula 1. Ah, questa settimana, perfetto. Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di Marco Drams, amici di Twitch. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale, ragazzi, dai che ci facciamo 4 risate insieme, sta macchina non frena più. Allora, penso che mi ha detto qualcosa il meccanico, ma non ho capito niente. Io spero che non mi ha detto che devo andare dentro a fare la benzina, eh? Se rimango senza benzina mi arrabbio. Dove la vedo la benzina? Sì, c'è il simbolo della benzina, ma non c'è come... Lo prendo, ma non subito. Ok, bravissimo, bravissimo Kevin, perfetto, perfetto, non c'è problema, dai. Così incominciamo a fare la storia, io e Sharder e io e Phil, e poi dopo quando la prendi tu la facciamo insieme, eh? Grande Kevin, così mi piace. Sainz è il mio compagno di scuderia, eh? Non posso andargli addosso, scusa Sainz, dovresti farmi passare in teoria perché io sono Charles Leclerc e tu sei il mio secondo, però questa curva qua tutte le volte quando do topografia. Ciao Frac, mi raccomando, torna dopo, è grandissimo. Perché Verstappen è andato a fare la benza? 2,7 secondi. Quinto Charles Leclerc. Carla dove sei? Carla è giù amica mia. Dopo torna, dopo arriva. Penso che però arriverà fra un'oretta. Tanto tu sai il perché. E sta lavorando, poverino, l'amore mio. Oh, frena! No! Ma dai! Ma porca! Ma sei inchiodato! Collisione anche! Ma no, ragazzi! Sei inchiodato, sei impalata la macchina dentro nella gomma! Ma io non lo so, grazie Giuli, c'è tutto il merchandising e tutti i miei canali, ragazzi, eh? Ai social, ai compra e ai mitico. Grazie Giuli. Quanto tempo ho perso a fare sta stupidata della retromarcia? Tantissimo, ragazzi, eh? Guardali là dove sono. 3 secondi ho perso. Per fortuna che c'è la retromarcia se schiacci indietro. Grazie Giuli. A che gioco? Lo so, era bello il sorpasso, eh? Era molto bello, Kevin. Ah, anche qui era andato un alettone. Allora ti dico, Kevin e amici di Twitch, che questa pista davvero mi sta sulle scatole, per non dire mi sta sulle ballottole. Oh, finestra del pit stop aperta, ragazzi, devo andare. Ah, devo fare la benza, dai raga. Speriamo che non costi 2 euro al litro, eh. Se no mi rovina anche nel videogioco. Allora dai, vediamo che dobbiamo prendere il mio compagno. Ah no, c'ho Verstappen. Come mai ho Verstappen davanti? Non c'avevo mica Sainz. Ciao amici, Gran Premio di Monaco 2022, Charles Leclerc, che lo guida però Marco Drams Games Channel, che sono io. Ragazzi, seguite il mio canale se non l'avete ancora fatto, grandissimi. Oh, qui era andata tutta la macchina, ragazzi, qui era andata. Allora, io vi chiedo scusa se siete entrati adesso, che sto usando un po' di aiuti e che la macchina non si sfascia, perché vi sto facendo 78 giri come nella realtà e se ne faccio ero già tipo al box per cambiare tutto una trentina di volte, quindi questa pista qua non la sopporto. Mentre settimana scorsa ho fatto Spagna, l'ho vinta bene, senza problemi, senza nulla, questa pista la odio e non so davvero, ragazzi, come fanno loro nella realtà a farla, vi dico proprio la verità. Allora, in teoria fa tutto lui, eh? Vediamo, speriamo. Sì, ma in realtà no. Cos'è che devo fare? Dai, Marco, vero? Ma poi tra l'altro la benzina non si fa, vero ragazzi? È da un po' di anni che non si fa più la benzina, perché non è che lo seguo tanto quello reale, mi piace di più
seguire quello di Marco Drums Games. No, muoviti! Se la dai! Persi, ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Dai, dai, dai! Oh, Gasly! Era per le gomme! È vero, io mi ricordo... Mi ricordo sempre sbagliato perché, ragazzi, io la maggior parte del tempo faccio Gran Turismo 7, che è bellissimo, vi aspetto alle ore 9 tutti i giorni, e a sabato e la domenica dalle 3 del pomeriggio alle 6 e poi la live delle 21 finché non diventerà bello che andiamo fuori al parco o a fare altre cose in famiglia, e quindi finché ancora sono a casa mi piace stare con voi in live. Dai Gasly, dai che questo qua ce lo bruciamo Gasly, ma non guardi la gara. Ciao Manu! No, no, non guardo la gara è più interessante quella che faccio io. Oh, scusami, scusami, scusami Gasly, non volevo venirti addosso sinceramente. Ho una posizione. No, no, e ti prego di non far spoiler a sapere che cosa succede, lo guardo poi alla fine registrata. Ciao Manuel, grandissimo. Se non sei iscritto, Manuel, iscriviti al mio canale, è grandissimo. E comunque la gara è molto più interessante qui da Marco Drums perché ci sono delle gaffe incredibili, dei muretti, un sacco di roba incredibile. Dovrei essere già entrato nel box una quarantina di volte in 19 giri. Ti faccio solo capire a che livello siamo su questa pista. Nelle altre vado un po' meglio, ti dico la verità. Anche senza... l'unica cosa che metto è il TCS un po' forte e il blocco della frenata perché mi sta sulle scatole, ti dico la verità, poi ce l'avranno anche loro sicuramente perché è una rottura, e il cambio automatico perché in Formula 1, mentre in Gran Turismo lo uso, il cambio automatico, manuale scusa, qui uso il manuale perché veramente cambiano troppo veloci, la maggior parte quando devo stare a parlare con voi e rispondervi ai messaggi, poi vado in terza, in quarta perché mi dimentico di sentire quando devo cambiare le marce, ma veramente la Formula 1 un cambio dietro l'altro, eh? Sentite quanto cambiano. TCS lo usavo a zero. Grande! Grande Kevin. Ma allora ti dico la verità, il TCS a zero lo uso anch'io su Gran Turismo, su qualche macchina, sulle Porsche impensabile, sulle Toyota impensabile, ma non perché non riesco io. Perché quando do gas mi si gira la macchina. E allora, se però sono lì, tranquillo, da solo, senza cavoli e stai concentrato, è una cosa diversa, no Kevin? Quando invece devo leggere i messaggi, devo rispondervi e devo anche prestare attenzione ad altre cose e parlare un po' così, sì, su Formula 1, incredibile che non ce la faccio, perché mentre magari ti sto parlando a te, sì, mentre sto parlando a te schiaccio un po' di più il pedale, mi giro e finita la gara. Infatti anche oggi ho deciso, invece settimana scorsa no, avevo lasciato pochissimi aiuti, solo il cambio automatico e manuale che avevo fatto all'inizio della gara, i primi 30 giri, poi mi sono accorto che cambiavo davvero in ritardo a rispondere agli amici di Twitch che mi scrivevano e quindi poi ho messo il cambio automatico il controllo della trazione, basta. La gara scorsa, che era in Spagna, questa qui, amici miei, già sinceramente, perché ho lasciato tutti gli aiuti, sennò ero davvero tipo distrutto 50 volte, ero già entrato nei box a cambiare alettoni a tutto il piano. È veramente una pista ostica per me, difficile, perché allora, se vado un po' piano e non sbatto, vado piano. Ciao Jack, grandissimo! Madonna, Jack Sainz qui non mi fa passare, dovrebbe essere il mio compagno, dovrebbe farmi passare e invece non mi fa passare il grandissimo Sainz. Comunque faccio i giri veloci, quindi proprio schifo non faccio. Adesso è andato l'alettone però, bellissima. E questa è una pista che io ritengo anche ridicola che la fanno davvero nella realtà, nel senso, una volta potevo capirlo che era una pista figa col casino e per far sfoggiare le auto, il prestigio di Monaco, no? Ma sinceramente adesso con sti bolidi non perché è una pista che non si può superare da nessuna parte e quindi il primo che arriva, se non fa cavolate, non sbatte o non succede problemi tecnici, arriva ed è difficile però quindi non pensate che Charles Leclerc oggi abbia vita facile, perché basta un niente per sbagliare in questa pista, eh? Una frazione, raga, passato, oh, dai che ce la facciamo, passato, ciao Sainz, ciao,
Oh, grande Jack, grandissimo. Allora, la gara di Formula 1 oggi al GP di Monaco è molto più interessante. Sì, signore! Su il circuito di Monaco. Oh, ciao Oli! Oli è giù da basso con Carlo, eh? Quindi, ciao, mi manca la Oli di fianco, che di solito sta qua di fianco a me, Oli. Bellina. Ok, raga, dai. Grande Oli, ciao, ciao Giulia, ciao Oli, bella Oli. Poi tra l'altro Kevin, la... che bello. La presenza proprio di assolutamente solo un po' di force feedback, che tipo adesso sta facendo ta-ta-ta-ta-ta, che salterella, no? Perché l'asfalto è un po' schifoso, ma senza il true force che comunque ti dà il... un po' che devi forzare per girare, sembra un po' finto. Grazie, ciao Gufo, ah, grandissimo amico, dai, speriamo di passare delle belle giornate insieme. Gufo, benvenuto nella nostra chat che è meravigliosa. Marco Drums Games, grazie mille per avermi seguito. Questi qua sono tutti i link del mio canale, se ti va. Io faccio Gran Turismo 7. Scusate ragazzi, scusate, vi ho disfatto il microfono del telefono della TV dove devo stare un po' più calmo. scusate Marco Drums Games, mi si scusa. Beh, intanto ci pettiniamo. Allora, se qualcuno fa pettina e compra, io non riesco veramente a farlo in questo momento, posso al massimo pettinarmi, ragazzi. Dopo quando capirete perché c'è sta roba del pettine, perché io quando inizio le mie live mi devo assolutamente pettinare. E se riesco a vincere... Doppiato? Levati, Mazepin! Ma dai, ma quando arrivo io non si spostano. C'hai anche le bandiere blu, levati! Ma porca... Ma va questo qui? Oh, buttiamolo fuori, raga! Ma... Allora, fammi passare, devi spostare! Ma non si sposta Mazepin! Ciao ragazzi, ciao Gufo, grandissimo! Benvenuto. Allora, le mie gare sono simpatiche, non pensare di trovare simulazione al 1000x1000 qui, perché l'importante è divertirsi e fare le gare insieme. Ho deciso di fare ogni volta che c'è il Gran Premio di Formula 1, di farlo in contemporanea anch'io, con tutti i giri. Esatto, sportelliamo. Grande Lord, amico mio, non si può sportellare qua. Anche se ti dirò, Lord, che ho un trucchetto, ho messo che non si rompe la macchina. Che si può fare le collisioni con gli altri, sì, ma che si rompe la macchina no, perché amico mio Lord, se no questa volta su 24 giri ero già 30 volte a farmi cambiare le gomme e il... 9,4 secondi. Oh, 9,4 secondi mi sta dicendo il mio meccanico, eh? Ah, grande Gufo, grandissimo Gufo. Ragazzi, grazie per i follower comunque, ragazzi, grandissimi. Ragazzi e ragazze, ovviamente. Io ringrazio tutti i miei amici di Twitch. Di cosa fai? Meglio ti togli? Togli il meglio? E certo, le mie gare sono più coinvolgenti, amico mio. Devo trovare uno che faceva carriera in Coppa. Assolutamente sì. Allora, Gufo, io comprerò il 2022. Oh! Scusate ragazzi, non smetto di urlare così. E quindi assolutamente sì, non c'è problema. Io il Formula 1 sinceramente, Gufo, non è che lo faccio tantissimo, però non c'è nessun problema di giocare insieme, anche solo per farci delle gare insieme, senza proprio tutta la storia così. Invece quando poi arriverà, perché io l'ho già fatta, se vai sul mio canale YouTube, Gufo, troverai tutta la storia, l'ho fatta con Kevin, tutta la cooperativa, tutte le gare, tra l'altro non le abbiamo neanche finite tutte perché ci siamo rotti a metà, e ho fatto tutto quello che si poteva fare del Formula 1, infatti adesso lo sto riprendendo per... Oh, grande Frac, grandissimo amico mio! Lo sto riprendendo, Gufo, per abituarmi un po' al Formula 1 2022 che ho già comprato, e al 28 del prossimo mese lo portiamo sul canale in Day One Edition, quindi quando lo compro lo portiamo. Se per caso tu compri il 2022, poi ti aspetto e facciamo un sacco di roba insieme. Se invece stai sempre sul 2021, non c'è problema, qualche volta ritorno per voi a fare qualche gara insieme, capito Gufo? Quindi
non c'è problema. Adesso sei iscritto al nostro canale, oh! Quindi non c'è problema, eh? Basta che entri nelle live e decidiamo. Pista, non c'è come recarsi, le dito per mangiare le famose. Esatto. Ci facciamo qualche livetina, qualche partita là insieme. Io sono sempre in live quando gioco, e quindi quando vieni dentro su Twitch, mi trovi in live, vieni dentro e chiacchieriamo, ok? Non c'è problema. Se è la giornata faccio online, lo facciamo volentieri. Se è la giornata non. Per Gran Turismo Assetto Corsa. Allora, se posso darti un consiglio da una persona che sta facendo il Gran Premio di Monaco a 300 all'ora mentre sta chiacchierando, quindi potete capire, ragazzi, che difficoltà ha il mio cervellino ormai anziano. Allora, Gran Turismo secondo me è veramente bello. Attenzione, puoi farti un sacco gomme, di online, dello stato delle gomme. Poi c'è un sacco di attività da fare, e se infatti adesso che mi hai seguito il canale ti aspetto la sera, così ti faccio vedere anche come sono le nostre live in cooperativa, ok Gufo? Quindi puoi avere un aspetto anche un po' più. Ehi, Google, volume 8. Ma porca loca! Dai Google! Ma cacchio, mi entra Google! Porca, devo togliere sto Google. Ragazzi, scusate, mi è entrato Google in televisione. Porca miseria. Dai che abbiamo passato Science, ancora abbiamo passato Science. Scusate raga, devo veramente togliere sto Google, perché ogni tanto dico qualche parola, entro dentro e mi fa vedere le cose. Io lo toglierei Google. Balordo, mi ha fatto perdere di una posizione. Oh, l'ho recuperata subito! Incredibile, non credo in quello che ho fatto. Allora, esatto. Guarda anche. Ehi, Matt! è vero. Ma io non l'ho detto quella lì, forse l'ho detto, vabbè. Non lo pronuncio perché se lo dico mi parte un'altra volta, raga. E visto che siamo al 27° giro, mi girano un po' le scatole perdere la quarta posizione. Schumacher, fammi passare, dai. Oh! Mio Dio, ragazzi, scusate, questo qui era andato a lettone e sicuramente doppio a lettone in 10 metri. Incredibile. E quindi Gufo, vieni a vedere le mie live anche stasera se sei disponibile, se hai un po' di tempo. Porca, era il terzo lettone in pochissimi, in mezzo giro. Ciao Sharder, amico mio, eccolo Sharder. Ci facciamo delle live incredibili, io, Sharder, tutti gli amici di Twitch, comunque, quindi Gufo non c'è problema. Oh Schumacher, stai calmo, stai fermo lì, devi farmi passare, sei un doppiato Schumacher. E quindi ti aspetto nelle live per vedere la parte proprio che corro io, la parte che corre mia moglie, Carla Bragali, TV, la parte che corriamo online, la parte che faccio tutte le patenti, vabbè, le patenti le ho fatte tutte, mi manca solo l'ultima, i prove sul circuito, poi le mega livree che Sharder Design, il mio mitico livreatore, l'abbiamo chiamato, fa per il mio canale, sono bellissime. Ma il compleanno di Loki non ci sta? Come il compleanno di Loki? Ma c'è una programmazione. Allora, Gufo, sì, una volta la facevo, adesso praticamente la dico man mano che facciamo le live. Ti spiego perché. Allora, la programmazione è tutti i giorni alle ore 21. Quindi tutti i giorni... Esatto, sì, va a sentimento, come mi sento. Allora, quando c'è la gara di Formula 1 la faccio anch'io, poco ma sicuro. Quindi quello sai benissimo com'è. Il resto io porto Gran Turismo 7. Poi alterno con Fortnite quando c'è l'amico Batman, che è un amico di Twitch come tu che sei entrato oggi, che giochiamo insieme. Quando c'è l'amico Morris, il mio grandissimo amico, che suo papà Maurizio è veramente un grande ragazzi, ha trovato oggi delle console vecchie in casa, ma robe proprio incredibili. Scusa, compleanno, ragazzo, sto correndo una gara importante a Monaco, sono quarto, davanti a Hamilton, se magari leggo anche sbagliato, scusatevi raga. come si dice? Ecco, mi hai fatto perdere il discorso, Lord, cosa stavo dicendo? E quindi in base a quello che poi mi dicono anche i ragazzi, okay, perché Morris compete, fa parte dei Kulesh e praticamente loro fanno proprio fosforo, bravo Giulio, fanno praticamente le gare, i tornei, ne ha appena vinto uno Morris e l'amico Michele,
e loro praticamente quando vogliono divertirsi un po' vengono con me, perché io di solito su Warzone crepo abbastanza facilmente e loro si mettono a ridere e si esercitano a tirare sui compagni, ecco, da terra. Poi facciamo Warzone, poi facciamo come ti dicevo Fortnite, ma veramente in allegranza, anche perché poi ci sono altri amici tipo Willis, Zubituzzo TV, ci sono anche altra gente che altri amici di sempre contratti qua su Twitch che fanno anche loro gli streamer, e quindi facciamo le gare così. Poi collaborazioni con anche lo zio Mario, dove giochiamo a giochi, abbiamo giocato a Rocket League, abbiamo giocato a Sniper Elite. Svernicia quelle barriere, le verniciamo tutte di rosso, Jack. Oh, scusa. magari qui c'è acqua naturale, perché abbiamo finito anche l'acqua frizzante. Di solito, ragazzi, io bevo l'acqua frizzante fresca, è finita, devo bere l'acqua naturale. L'acqua naturale è buona, ragazzi, di seta, molto meglio delle bevande zuccherine che fanno ingrassare, e io non so qualcosa, ragazzi, poi mi devo spaccare, andare in palestra e andare a fare le passeggiate, quando bevo troppe bevande zuccherine, e non facciamo nomi, molto impegnativo, sì. comunque è tosto sto circuito, non so, sinceramente non so come fanno loro nella realtà, assolutamente sì. Ho fatto, se vai a vedere un po' i miei video registrati sempre qua su Twitch, il 17 maggio, quindi dovrebbe essere ancora presente, c'è proprio il giorno del mio compleanno, l'ho festeggiato insieme agli amici di Twitch, c'era anche mia moglie Carla, e ho fatto 44 anni, quindi 44 più un tot più dal 17 maggio adesso. Ci sono quelli che fanno anche il giorniversario, ma non mi sembra il caso. Quindi già, sì Shard, giovane, mia troupe, mica tanto il gufo. Oddio, non sono vecchio, non sono giovane, sono metà, sono medio, dai. Diciamo che quando si arriva a 50 si dice che si è arrivati a metà della vita. Io spero, perché, sai, non vorrei tirarmele. Oh, grandissimo gufo, 55, sei giovanissimo anche tu, amico mio. L'importante è essere giovani dentro. Vedi che io sono qua a ridere e scherzare con voi, invece di stare magari a pescare, oppure... Beh, io andavo con mio zio a pescare, poi poverino, non c'è più adesso lo zio Luigi. Beh, mi piaceva andare a pescare con lo zio. Da solo non mi piace, perché sinceramente non ho mai preso un pesce in tutti gli anni che sono andato a pescare con lo zio. Prendeva lui pesce, io ero lì a far scemo e a farmi mangiare delle zanzare, quindi diciamo che non erano proprio veramente esatto, guardare i cantieri, bravissimo, vedo che ne sai. E ti dico la verità, io ogni tanto mi... 9 secondi. Ah, ok. I miei cantieri, ogni tanto i cantieri mi fermo anch'io a guardarli, perché comunque è una figata. Sì. Esatto. Oh, raga. Che figata. E niente, allora praticamente inizio a avvertire un po' il colpo. Allora, ragazzi. Esatto. E poi ho degli attimi che il cervello dice: Marco, stai muto un attimo, cerca di vedere un attimo cosa stai facendo, perché qua... Oh, vedi che l'ho tirata lunga. E poi, ragazzi, Hamilton è il 9-9, non riesco a prenderlo, Sbaglio? Non, sto correndo tanto per far giri. Fosforo. Fosforo, bella lì Giulia. La mia moderatrice dice Fosforo. Dai. Betty, a 12 anni meno di me. Grande Betty, tu sei mitica Betty. Sì, amica mia, anche la Carlita. Non si può dire l'età delle donne, ma anche la mia bella mogliettina. Fosforo, perché mi dimentico le cose, frate. Allora la mitica Giulia, la mia moderatrice, mi dice che devo mettere fosforo nell'acqua, che in teoria serve a ricordare, ma secondo me è un po' una stupidata, come quelle che ti dicono di mangiare tanto pesce con gli omega 3 che poi ti ricordi le cose. Ma a me non sembra tanto che funzioni, però visto che non sono un medico e non sono un nutrizionalista, però ho la forchetta buona, un po' me ne intendo, no? Di mangiare pesce ci sto, di mangiare la carne ci sto, sulla cosa del fosforo e dell'omega 3 può essere. Ma mi hai messo come moderatore? Credo proprio di sì, Sharderino, non lo so, sinceramente sono cose, come stiamo dicendo adesso, che non ricordo, potrei anche averlo fatto senza essermi
lo faccio per scherzare, ecco. Quindi oh, ragazzi, comincio a avvertire il colpo, non so se state vedendo stasera Gran Turismo 7, sì. Ah, la livrea della Roberta. Oh, zio Mario, è arrivato lo zio, raga. Grandissimo zio. Oh, raga, oh, zio Mario, avrei... Allora, sono al 33esimo giro, sono veramente distrutto, zio. Non ce la faccio più, hai devo farne altri... tempo, continua così. Al 33, 34, 34, quanti giri devo fare, ragazzi? Non so neanche, non so neanche più contare, vi dico la verità. è veramente dura, zio. Grande zio Mario. Oh, ragazzi, seguite anche il canale di zio Mario, che è veramente un grande, facciamo delle collaborazioni incredibili. Adesso la prossima volta ci facciamo magari un bel Warzone e spariamo un po', e noi ci divertiamo, ragazzi, ci divertiamo, eh? Niente di ultra competitivo e niente di ultra storico, anche poi col grandissimo Zubituzzo TV devo sentirlo, eh? Poi ci sarà, credo domani sera, una live con Morris, Michele, io e Batman a Warzone. Dopo comunque, amici miei, seguite sempre le live alle ore 21, alle ore 3 del pomeriggio, sabato e domenica, invece tutta la settimana solo alle ore 21, che poi decidiamo i giochi man mano che va nella settimana, insomma, per, in base a proprio gli impegni di ognuno, che sinceramente sono tanti. Oh, e mettersi d'accordo tutti è veramente un casino. Oh, ragazzi, devo spettinarmi un attimo, scusate, sto casco mi sta tirando scemo. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti. Oh, stiamo accorciando. Dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. Dobbiamo arrivare alla fine con questo treno di gomme? Cioè, ciccio, io mi devo fare 40 giri? Vabbè, 35, 40, 50, 60, 70. Sì, mi devo fare 40 giri? Mamma mia. IPS 5 per Lord non funziona, amico mio. Il robot ti dovrebbe dire. Lord, ma che stai a di... Sono un robot, non sono stupido. Lord? 43, grazie Gufo, grazie che mi hai fatto il conto, perché qui, ragazzi miei, tra rispondere a voi, tra non schiattare e la stanchezza che la sento già, io non sono più giovane per fare queste cose come siete voi, ragazzi, di mettervi dietro a fare 60 giri, 70 giri. Dopo un po' io provo un po' di fatica, ecco, anche fisica, perché comunque il giro 923, ragazzi, è bello tosto, eh? Il freno dovete schiacciare bello giù pesante, bella il gufo, bisogna schiacciare giù bello pesante, vi dico la verità. Quindi è anche la questione proprio adesso, poi quando finirò la gara vi saluto, giovine, grazie Giulio, tu sei troppo gentile, ti voglio bene, ma accuso la mia età. E anche troppi panini con la salamella e panini con quella roba lì che non si può dire buonissima, zuccherosa, di cioccolato, ne ho mangiati un po' troppi e dovevo anche magari smettere, così non arrivavo a essere così pesantuccio. Però va bene, dai ragazzi, io vi giuro che in Spagna anch'io l'ho fatto. Grazie amore mio, vieni a salutare, c'è un sacco di gente, ragazzi, è arrivato, visto, ma non si può. Guardate ragazzi, è arrivata Carla. E c'è anche l'amico Gufo, sei iscritto oggi, ciao, grandissimo. Ciao Sharder. Sharder, Giulio, Lord, Frac, Kevin, zio Mario. Kevin, zio Mario. E il Gufo, che è nuovissimo, è entrato oggi, è simpaticissimo. C'è due o tre che si sono iscritti oggi, la Giulia. Ciao Giulio. Niente da fare, che non riesco a farmi le unghie. Sharder, come va, amica mia? La Betty, ciao. Amore, la Betty, è vero, c'è la Betty. Ciao, la Betty e Ciccio. Lord, ragazzi, amore mio, la crack, frac, oh ragazzi, scusate se non mi sono ricordati di tutti, perché Lord, tra un po' arrivo, fammi un po' di aria per piacere, aria, non c'è la spina, mi stai facendo aria nell'orecchio, amore, mi fai aria proprio per cortesia nel collo, magari nel cervello, oh no, ragazzi, incredibile. Bisognerebbe accendere il ventilatore. Avvertimento collisione, ma non l'ho colliso. Circuito perfetto. Preferito. Ah, circuito è preferito, scusami, Monza.
Tra l'altro il gufo sono anche a 40 minuti da Monza, sono andato a vedere una Formula 1 quando ancora le auto facevano bordello con il mio amico Davide e sono andato 5 anni di fila, se non sbaglio, 4-5 anni di fila a vedere la Superbike qui a Monza, che l'amo. Poi sono andato una volta a Misano a vedere le moto e più che altro andavo nei campionati insieme a mio amico che aveva la BMW M3, andavamo ai campionati, no ai campionati scusami, alle gare, quelle che fanno... Io ho il V12 oppure V10? Con i V12 o V10? Con i V12 o 10? Vabbè, non ci so arrivare in questo momento, scusa, ti rispondo magari dopo. Che cosa sono i V12 e V10? In questo momento non mi viene in mente che cos'è. No, ho bisogno di aria al cervello. Olli, vieni amore mio, vieni tata, dai che ti faccio conoscere gli amici. Vieni Olli, vieni, vieni. No, Olli mi sta guardando malissimo. Ti ho detto solo di venire qui, amore mio. Non ti ho detto di andare via. Vieni, Dolly. Bah, vabbè. Anche Olly è strano. Olly la vedete lì nel coso. Volevo farvela vedere, ragazzi. Ma è scappata via. Carla? Fai vedere Olly. Vieni a portare Olly. Che la voglio... Ah, scusa. V10, V12. Vabbè, scusa. Il tipo di motore. No, io preferisco il 12. Tiene paura. Oh raga, scusate, questa era andata tutte e due le gomme, eh? Ah, c'è anche Phil, scusa Phil, cazzarola, mi sono dimenticato di tutti quelli, non riesco neanche a vedervi quanti siete in chat. Amore, c'è Phil, vieni a salutarlo. Arriva. V12 Monza Ferrari, questo è il mio top di Formula 1. Quando invece andavo a vedere le gare io tenevo per la Ducati e Troy Bayliss, quando io quindi ti dico gli anni, non so neanche quanti anni fa andavo, c'era Troy Bayliss, quindi fai un po' te. Grande Phil, guarda che roba. Allora Phil, io sono a 39 giri, penso che dovevo andare 46 volte a cambiare gomme, disfate, musetti e robe varie, quindi questa gara è ostica, però ragazzi sono arrivato... No, non dite niente del Gran Premio Reale, ragazzi, noi siamo qui solo per divertirci. Hamilton, levati di mezzo, ragazzi, come faccio a superare Hamilton? Allora, avevo spaccato, assolutamente incredibile il modo in cui ho passato Hamilton senza spaccare la macchina. Fate finta, ragazzi, che non ci sono gli aiuti, che si spacca la macchina. Lui ha detto splendido, tra l'altro. Il meccanico mi ha detto che ho fatto un passo perfetto. incredibilissimo, ragazzi, sul passo perfetto, proprio sul passo della vita. ho verniciato di marrone. Qui era andato, ragazzi, qui avevo già perso, ho perso un po' il Sto vedendo Perez davanti, sto vedendo questo bel motorino Honda davanti ai miei occhi. L'hai pagato? No, non tanto, più che altro l'ho sportellato. Anche il mitico Perez gli sono dato un po' addosso. Guarda la posizione vuoto. Esatto. Io ho Sky, la registro, ma sinceramente sono più avvincenti le mie gare. Non per fare l'usburum, ma le mie almeno si ride e si scherza. Quelle... Cacchio ragazzi, questo è perfetto, qui voglio bravo Marco Drams, voglio che scrivete bravo Marco Drams, per cortesia, scrivetelo, qui è stato il sorpasso mitico, e andiamo a prendere Verstappen, devo farla con queste gomme ragazzi, queste gomme già non tengono più. Grazie amico mio, aspetta che non mi sono dimenticato di frenare, grazie Lord, grazie, due volte, grande. La tipi, grazie Becky, grandissima Becky. E stasera ragazzi vi aspetto, addirittura, vi aspetto con Gran Turismo, grazie Charder, quello è stato bello però, dai raga, me lo sono bruciato, me lo sono mangiato. Grazie, power, it's the power of Mark. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. I tuoi occhi sono come fari abbaglianti e io ti sono davanti. Bellissima questa canzone, ragazzi, incredibile. L'ho vista su TikTok. Allora, questi due mi devono far passare.
Adesso io vorrei dire, uno mi ha fatto passare, adesso Mazepin, levati. Oh, bravo, 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 very good. Sta diventando interessante questa parte finale, eh? 1,7 secondi. 1,7 abbiamo Verstappen. Ragazzi, volete dire che Marco Drums Games si va a bere Verstappen a Monaco? Io penso che questa gara rimarrà nei miei annali. Esatto. Fatti da parte, Mazepin, che sta arrivando Marco Drums Games. Spero che si possano fare le livree, ragazzi, in quello nuovo, ma credo proprio di no. Se si possono fare le livree, Charter fa delle livree pazzesche, Marco Drums Games Channel Racing Team, Formula 1 Racing Team. Sì, va bene, grazie ragazzi. Adesso dobbiamo andare a prendere, e ci abbiamo Raikkonen davanti e Russell, quindi Russell e Raikkonen, levati, sì signore, sì, fra, direi proprio di sì. Oh! Penso che sia un Sifrac, ma noi dobbiamo preoccuparci solo di andare a prendere Verstappen. Lasciamo stare quella signora lì che avete scritto, lasciamola fare la commentatrice, credo che faccia quello, né? Vero? Oh! Ma io mi ricorderò sempre. Oh! L'ho fatta la Schumacher, stavo dicendo quello, ragazzi, in questo punto che Schumacher aveva spaccato la gomma, vi ricordate? Incredibile, e lo stavo facendo io paro, eh? I casi della vita, ricordi un evento e poi il mitico Michael Schumacher, che secondo me è stato uno dei migliori piloti del mondo, l'ho amato come pilota, come uomo, e poi anche Senna, Ayrton Senna, che poi tra l'altro mia moglie essendo brasiliana, io amo il Brasile, amo tutta la mia famiglia del Brasile, quindi quando è morto lui veramente è stato quasi un lutto sentito in famiglia. E il problema sostanziale è che adesso, non lo so se forse è problema mio, non mi affeziono più così tanto ai piloti come erano quelli di una volta. E Prost, Madonna, quanti piloti c'erano una volta, veramente Niki Lauda, erano tosti, forse perché, non lo so, forse c'era meno televisione, meno YouTube, meno Twitter, meno di tutto, e le gare di Formula 1 si guardavano davvero, si aspettava la domenica per guardarla in famiglia con la grigliata e tutte queste cose qui, e si prendeva anche il pilota e le case e le scuderie come a cuore. Non so se anche adesso succede questo, scusate ragazzi, stavo parlando. Michael Schumacher, caspita, è veramente assurdo la vita davvero, ragazzi, di Michael Schumacher, o anche sto pensando al pilota di moto, l'americano che è qui, che viveva qui in Italia, porca, come si chiama, mamma mia, davvero mi serve il fosforo. Come si chiamava il pilota che è morto qui in Italia, ragazzi, in bicicletta? Dai che ve lo ricordate voi, raga, non mi viene in mente, ha vinto anche un mondiale, vabbè, insomma, infatti non mi viene in mente, caspita, come ti chiami, ma me lo ricordo, perché sono quei momenti della vita che dici, ma caspita, ma sta gente va a 320 all'ora in moto, rischia la vita sul circuito, fanno cose assurde. Io sono sulla punta della lingua, ma non mi viene in mente. Adesso sicuramente quando finirò di parlare di questo argomento, anche perché è un po' triste, quindi finirò subito di parlare di questo argomento, mi verrà in mente come si chiama. E vanno a 300 all'ora sulle piste, rischiano la vita fin da quando sono bambini, perché vanno su quel go-kart da 8 anni, ragazzi, quindi veramente correre in pista su questi mezzi è veramente rischioso, eh? Noi adesso le prendiamo come se fosse una stupidaggine, ma sono morti un sacco di Ratzenberger, insomma tanti poveri ragazzi, anche giovani, su questo sport, perché è veramente pericoloso. Adesso tutta la tecnologia fa andare queste macchine a manetta e a rimanere belle in pista, ma è veramente sì, amica mia, lo so, ma è veramente uno sport pericoloso, no? Di certo non è il pallone è pericoloso, che si possono spaccare un legamento o si fanno male,
ma non rischiano la vita, a meno che un infarto, ma lì vabbè c'era probabilmente dei problemi di ecco, sto rattristando tutti, scusate, vabbè. Eh sì. Oh, qua sei su muretti, basta una curva fatta male, sei a 300 all'ora sul muretto, e Scharder, qui gli organi interni ti vanno in pappa, fai il povero Senna. E niente, vabbè, insomma, comunque invece andare a vita migliore in quel modo lì, con la bicicletta, non mi ricordo come si chiama, il pilota di MotoGP che è morto qua in Italia, poverino, in bicicletta, che non me lo ricordo proprio. Stavamo parlando di Senna, Schumacher, no? Che si sono fatti male con un sasso mentre sciava, cioè robe assurde, mentre loro vanno a 300 e passo all'ora ogni giorno, no? Della loro vita, rischiano la vita sempre e poi dopo... Ciao Bragali, grandissimo amore mio, ecco che è arrivato Bragali, raga. E niente, vabbè, dai. Pensiamo a finire la gara. Oh, io vedo Verstappen. Sì. Sì, me lo ricordo, abbiamo sofferto, perché mia moglie, essendo brasiliana di Rio, e vabbè, Senna era di San Paolo, però suo papà, suoi cugini, tutti, ogni volta che c'era la gara, quando andavamo qui in Brasile, facevamo delle mega grigliate, delle mega feste, era festa, e quando invece è morto, poverino, è stato anche lutto proprio del paese, del Brasile, è stato lutto per quel giorno lì. Lutto cittadino, sì, amore mio, ti ricordi che roba, mai successo per un personaggio famoso, perché raga, cioè, adesso va bene tutto, ma se personaggi famosi non sono di famiglia, ma sono conosciuti, quindi dispiace sempre, no? Oh, no, vai, no, muoviti, porca loca, ragazzi. Dai, basta parlare di ste cose che mi sono... No, 12 secondi, ero arrivato! Flashback, amico mio. Sì, vieni a guidare con le ciabatte, amore. Sì, ma mi fai passare? Sì, amore mio. Perché l'amico... No, ero già ribaltato. Ciao, gufo, grandissimo, grazie mille per essere stato qui con noi. Accendi, amore mio, non ce la faccio più. Grazie, gufo, oh, ti aspetto tutti i giorni. Oh, grazie, gufo, veramente, sei gentilissimo, grazie. E comunque ti aspetto tutti i giorni alle 9, venerdì, sabato e domenica dalle 3 alle 6 e poi alle 9. Quindi quando volete passare siete i benvenuti. Grazie, gufo, ciao, saluto al gufo, amore mio. Ciao, gufo. Allora, io mi siedo sempre su. Flashback, il flashback, ragazzi, non c'è. Allora, facciamo così, magari... Ah, ma mi fai correre? Amore, in Formula 1, no. Dopo. No. Aspettate, perché mi ha fatto muovere, è troppo indietro. Ciao, gufo, grandissimo, grazie mille. Quanti secondi? No, niente. Verstappen a 12, dai, dobbiamo recuperare ancora. Dobbiamo recuperare 10 secondi a Verstappen. L'avevo recuperato, poi... Ho fatto una curva lì. Però è un po' troppo così, amore. C'è la versione bassa, la versione... che non fa bordello. Tranquillo, hai tempo. Oh, sei, fatti. Amica, sto facendo livrea Roberta. Grande, sì. Scharder. Vieni, amore mio, fatti vedere. Bravi. Bravissimo, sì, Scharder, grazie. Sì, proprio io, Sì. Grandissimo. Così la trovo io sulla pista. Ragazzi, che roba! Oh, aspetta, Scharder c'era ieri, no? Scharderino c'era ieri, è arrivato sul tardi, mi sembra che abbiamo giocato fino a mezzanotte e mezza io e l'amico Scharder. Però siamo divertiti di brutto. No. Sulla train, Walter Belli, no. È il aspetta che non si chiama Walter Belli, anche quello lì poverino. Il pilota di moto. Lui faceva la Formula 1, il MotoGP. No, è sul telefono. Cerca. Sul telefono. Pilota Formula 1, morto in Italia in bicicletta. Pilota di MotoGP, scusa. Mamma mia, il mio cervello ormai è andato, raga. Sta pista qui mi sta mandando in paranoia, vi dico la verità.
Ciao amici e amiche di Twitch, se vi piacciono le mie live, volete stare in compagnia con la nostra chat meravigliosa, iscrivetevi al canale, grandissimi, dai, iscrivetevi che passiamo delle serate insieme in allegranza. Esatto, Giulio, bravo. MotoGP, amo. MotoGP. Stai distanziando l'auto alle tue spalle. MotoGP, lady. Scusa, ho sbagliato a parlare, ma sto andando a 300 all'ora su Monaco, che è già una pista ostica, come il Nürburgring, come il Nürburgring e Nordschleife, Monaco qua. Qui devo frenare, che devo buttare giù tutto il freno. Guarda quanto butto giù il freno. No. No. Su strada, in bicicletta. Cioè, fate fare una ricerca. Dai, amore, please, su, cerca e basta. Dopo mi mandano fatte delle unghie. Non le ho fatte. Non le ha fatte. Non ho avuto tempo. Non le ha fatte. Oh! Quasi toccato dentro il muro. Però ho fatto alla mia amica. Sì, vabbè. No. E 8 e 6. In strada. Sì. 11, eh? Sì. Che miseria, perché non... No, tranquilla Giulia, figurati. Nicky Hayden, ragazzi. Infatti non mi veniva in mente, il pilota americano. Sì. Viveva qua in Italia, grandissimo. Oh, ho toccato dentro il bordo, scusate ragazzi se urlo. Vero, Nicky Hayden, oh, se non mi veniva ragazzi, ma ogni tanto ci penso a lui e mi viene anche il nome oggi che l'ho detto. Vabbè, parliamo dei vivi adesso. Marco Drums Games sta recuperando. Però quei 9 secondi, ragazzi, quanti giri ho ancora a disposizione? 50? 28, raga, devo fare altri 28 giri, io non ce la posso fare. Non so se ce la posso fare, ragazzi. Questi sono pazzi a fare 78 giri, eh. Questa curva qua, poi ragazzi, bisogna frenare un botto. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Se volete vedere anche Gran Turismo e altri giochi, Warzone, Fortnite, Rocket League e tutti i Day One Edition con Xbox Series X e la PlayStation 5, seguite il mio canale, grandissimi. Grazie. Grazissima. Abbiamo come moderatrice la mitica... ecco Giulia, brava. Esatto. La mitica Giulia, la moderatrice più brava del web. Poi è il mitico Lord per i sondaggi, è il sondaggiatore Lord, è grandissimo. Poi abbiamo il livreatore ufficiale di Gran Turismo 7, che è il più bravo del pianeta ed è Sharder Design, che è qui con noi. E poi tutti i nostri grandi amici, che sono tutti speciali, eh? Quindi un ringraziamento e un abbraccio a tutti ragazzi, però se volete che vi bacio, io o Carla dovete spendere 10 o 12 mila Mitcoin, eh? Ah, sì signora! Amore, mi daresti dell'acqua? Aspetta, fatemi bere ragazzi, per cortesia, Sharder, grazie, no, tutto meritato Sharder, tutto il tempo che stai perdendo per fare le livree a noi è veramente un ringraziamento. Li ho spesi tutti? Aspetta, non è che sono proprio in un punto di bere. Ti passo la bottiglia, poi mi imbocchi. Come fanno i... No, ti prendi un po' in bocca, me ne dai un po'. Prendi la cannuccia. Amore, non so, come faccio a prendere la cannuccia che sono a Monaco? Oh, ragazzi, sono andato sul piastrellato, eh. Un po' sul piastrellato. Ok. Ok, spesi per il tuo bacio di ieri Marco, esatto, brava Giulia, dopo te ne do un altro gratis, dai, così rifai ancora un po' i soldini del Mitcoin. Allora si fa con... No, con la bocca. Come si fa per gli uccelli. Dai. Come la bocca? Dammi no, la bocca no. Dai. Basta, mi fai annegare nell'acqua. Grazie amore, potevi farlo qua sul rettilineo, no? Allora Giulia, ti do un bacio, guarda, ma Giulia, ok, gratis, hai risparmiato 12.000 Mitcoin per questa cosa meravigliosa. Un bel cafferino mamma? In compenso stamattina ho trovato 50 euro per strada, bucio di, non si può dire, bucio di, pip. Che culo, amica. Buccio di culo, l'ho detto. Forte, bravissima, è stata una bella fortuna. Questa non trova niente.
No, io non ho mai trovato niente. No, anche i grattavinci, ragazzi, non ho mai vinto uno. Sai proprio la roba di mi dai due grattavinci? E arrivava il tipo di fianco che vinceva, non so, un grattavinci, perché non è che poi chissà che vinci si fanno. E io non ho mai vinto niente, quindi desolazione totale, non li compro più, così almeno non rimango deluso dai grattavinci. Anche se è pubblicità, quindi non credo che potevo farla, vabbè. Però non ho fatto la pubblicità alla ditta che li fa. Oh ragazzi, intanto ridendo e scherzando, 4 e 6, eh? 4 e 6, Verstappen è un... Oh! Qui era andato, muso anteriore, gomma anteriore sinistra e tutta la fiancata, con anche i serbatoi della Benza. Vero Giuli? Sì signore! Io non so davvero l'ammirazione e quanto sono bravi i piloti di Formula 1, amici miei, che qui noi stiamo giocando, ridendo e scherzando, ma quanto sono bravi loro nella realtà a farsi sta pista e non schiantarsi ogni curva, è veramente... A parte che la realtà è tutta un'altra cosa. Amore, leggi cosa ha detto Scharder? Ci sei, Carla, per una garetta stasera? Sì, stasera. Stasera insieme giochiamo. Stasera giochiamo, ieri, ragazzi. Allora, dove eravamo? In quella pista là che non c'era Scharder? Perché lui è entrato dopo, il Montel. Hai fatto Trial Mountain e... Trial Mountain, Shader, e ho fatto 1.38 di tempo, 1.38, amico mio. E poi non so che cosa vi fa, ne hai fatti due, non me ne ricordo l'altro. No, Nürburgring, ma... Ah, Nürburgring e Trial Mountain. Quella è 1.38. Ho trovato una pista bellissima, secondo me ti piace, Carla. È a Tokyo, a Kyoto. Sì, è bella proprio, è spettacolare. Ma il mio tempo, spero. Eh sì... Charger, io voglio farla. Loki ha fatto 1.27, però ho detto Loki arrivo, arrivo. Giro veloce di Charles Leclerc, ragazzi. Giro veloce di Charles Leclerc e l'abbiamo quasi preso, amici miei. Tensione al 53esimo giro del Gran Premio di Formula 1 di Monaco. 20-22, bellissima che è, fanno le cose fighe, non dicono 2022, no, 20-22. Vai, grazie. Il compagno dietro di te è 36,3 secondi. Oh, 36 secondi gli ho dato paga al mio compagno, quindi raga si sta correndo forte qua, Vai che lui è lì davanti. Oh, ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando se vi piace il nostro canale, iscrivetevi al canale, grandissimi, dai che ci divertiamo anche con Gran Turismo, Warzone, Fortnite, Rocket League, tutti Day One Edition, Formula 1 2022, l'ho comprato già e lo porteremo sul canale, dai ragazzi, iscrivetevi al canale, grandissimi. Guarda Verstapperino, lo so che è qui, ma prenderlo è... sorpassarlo, per forza sorpassarlo in galleria. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Stiamo prendendo Verstappen, Verstappen al 53esimo giro, attimi davvero emozionanti in questo Gran Premio, il 53esimo giro, lo vedo ragazzi, sento la puzza del suo diesel, va a diesel lui, sento proprio l'odore della miscela fatta come ci faceva col motorino 20 anni fa, ragazzi, col Castrol. Oh! No, che se mi dava un bacino, mi dava una carezzina, io vado fuori. Quindi no, non farmi distrarre, amore mio. Dai, dammi un bacino, muovas. Sul dritto, però. Oh, hai visto? Solo parlare... No, lasciami stare. Solo parlarne. Mi stavo solo avvicinando. Infatti. Buttiamo via 53 giri. No, grazie. Dopo. Ciappa l'olandese, andem Jack, dai che lo ciappiamo, ciappa l'olandese. Figurati se mi dava un bacio, ragazzi, facevo 4 giri in testa a coda. Oh. Ok, dai che lo vedo Verstappen, lo vediamo ragazzi, dai Ferrarina. Oggi il motore è stato impeccabile, i meccanici sono stati bravissimi, hanno fatto un gran lavoro nel weekend. Monaco. Al 22 sta passando Monaco. Dai, Monaco ci sta, guarda come sono riuscito. Ragazzi, attenzione, Verstappen.
Verstappen, ragazzi, non posso sbagliare, non voglio buttarlo fuori, voglio superarlo perché sono migliore di lui. Ecco, quando andiamo a trovare Verstappen da superare, quando ci sono anche i doppiati. I doppiati, Verstappen! Verstappen! Ma porca loca, vai! Madonna, ragazzi, cosa è successo? Sì! 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 Ha rischiato grosso, mi dice il meccanico. Più che altro mi squalificavano per l'azione che ho fatto, però fa niente, dai, gli ho dato un tocchettino, scusami, scusami Verstappen, però tiro dietro, tiro dietro. Questa pista fa schifo, quindi è impossibile. Concentrazione per dargli paga a Verstappen, così dimostriamo che... Allora, oppure, ragazzi, fate un sondaggio. Faccio ripassare Verstappen... No, qui mi si ribalta. Faccio passare Verstappen e lo ripasso? Dai, fai visto. Grande Jack, che bordello! Che bordello! C'era anche Mazepin in mezzo. Incredibile, raga. C'ho anche il caffè da bere, raga. Come faccio a bere il caffè mentre sono in gara in Formula 1 a Monaco con la Ferrari? Come si fa a bere il caffè? Allora, dai, senza sondaggi, ragazzi, che non c'ho sondaggiatori oggi, perché Carla è qui con Olivia, poverina, che si è appena seduta, non andiamo a disturbarla, non disturbiamo mai Olivia. E la mitica moderatrice, la mia moderatricissima, Monster non Giulie, c'è, no. Monster non c'è? No, ma aveva detto che forse nel weekend non c'era. Anche Batman. Infatti, non riesce a fare i sondaggi. Volete che... faccio ripassare Verstappen per poi ripassarlo, ragazzi, o secondo voi la gara è pulita così e la andiamo a finire? La gara è anche pulita, secondo me la devi continuare, sì. Frac, da subito di più. Di farlo ripassare? Frac? Lo faccio ripassare, lo... Dai, si può anche fare, Dai, sennò poi magari entra qualcuno e mi dice, sì, vabbè, ma tu l'hai sorpassato perché l'hai buttato fuori. È vero, hai ragione, Frac. Oh, Frac, ciao amico mio, non ti guardi la fine e rimani con questa cosa di sapere se Marco Drums Games ha vinto o no. Metti il moderatore in muto, non vado a parte la frase. Certo. Hai ragione. È certo che ma non sei moderatore, scusa. Stavo dicendo anche a Marco di mettersi come VIP. Sì. Puoi fare tutto, VIP. Io non sono nemmeno io VIP. Me lo direi stasera. Ok, Frac, te lo dico stasera, va bene. Rimarrai con la suspense, con la suspense di che di cosa c'è riuscito Marco Drums a vincere la gara di Mon. Oh! No, porca! Le gomme sono andate, raga. Non dovevo farlo passare, lo sapevo. no, sono andate le gomme, raga. Aia. Loro hanno cambiato e io ho cambiato al 30° giro. Ciao amici e amiche di Twitch. Ho le gomme andate, raga. Avevo passato il mitico Verstappen, poi è successo un po' di casino. Ciao Nick, grandissimo! Che bordello Nick! C'ho anche le zanzare che mi pungono. Certo. Allora, dopo devi andare nella pagina dei cosi. Ciao amici e amiche. 2,1 secondi. Allora non si può fare tanti moderatori, quindi puoi togliere per dire Monster, tanto poi glielo dico, e mettere Charger, oppure vedi se si può fare. Perché Monster è bravo, ma ha bannato il ragazzo lì che è entrato dentro, haters. C'ha un sacco di bevi, raga? Adesso poi bevo dopo. Ah, sempre la Giulia. Giulia, smetti di farmi bere. Stai prendendo un buon ritmo di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Lo so che le gomme devono, infatti sento che non ci sono più ste gomme. Leggermente consumate, amico mio, ho fatto 50 giri. Sarà nella realtà scoppiavano. Eccolo qua Verstappen, dai che ce lo riprendiamo e andiamo a batterlo realmente, non con un incidente di gara, perché io voglio essere veramente veramente pulito nelle mie gare. Eccolo là Verstappen. Lo stiamo prendendo amici, Scusa
Scusate, mi sto concentrando un attimino, eh. Vai, prendi la drone. Oh! Scusate, ho sverniciato il muro. Esatto, esatto, sta facendo Carla, eh. Devi solo mettere il suo nome giusto e poi mi dargli il ruolo. Ragazzi, amici miei, è un ruolo importante il moderatore, perché potete decidere cosa fare e non fare. Quindi attenzione, attenzione, vi do fiducia, amici miei, grandissimi. Allora, Verstappen è qui, eh? È qui, ragazzi, sento la ma perché tutte le volte che c'ho davanti Verstappen e do gas sta macchina? Non posso superarlo sto giro. Non posso superarlo sto giro. Grazie Giuli. Possiamo andare anche come artista. Non so che cosa può fare l'artista. Leggi che cosa può fare. Può fare i sondaggi. Allora, aspetta che do un'occhiata. Giuli, sto Verstappen qui è terribile, terribile, terribile sto ragazzo. Va talmente forte che non riesco a passarlo. Tra l'altro adesso gli ho anche dato un bacino. Oh! Il distacco dal tuo compagno di squadra è 33. Oh! Incredibile! 7 secondi. Incredibile ragazzi, l'ho passato! Ho passato Verstappen! Sì! Allora, sì, si può dare. Allora, Sarde è. Mi senti Sarde? Sì, penso proprio di sì, devi dargli tempo che risponda. No, perché ti spiego, vedi che sì, Giuli. Giusto. Perché, vabbè, a parte il moderatore, no? Ok. Charder, sta parlando con te, Carla. Ci sei? Batti un colpo. Artisti, gli artisti sono membri della comunità di un creatore che sono riconosciuti per il loro contributo al marchio. Oh, cioè, più di così, Charles. Sarai l'artista di Marco Drums. Stile del socio canale, di... del creatore, delle motte. Wow! Sovrapposizioni, avatar, altro ancora, livrea. Oh! Dai, mettilo come artista. Mettiamo artista anche. Sì. E fai un bel sondaggino, Charder. Arriverà primo Marco Trans, però adesso che sono arrivato primo è un po' un sondaggio farlocco. È vero che mancano 18 giri, ma è vero anche che non essendoci lo spaccamento Charder delle gomme, può essere che arrivo alla fine. Comunque Verstappen è dietro, raga, eh? Non è che devo sciallare, eh? Non è che gli ho dato già 27-28 secondi e quindi posso sciallare. No, e poi le gomme sono finite. Basta solo che faccia una stupidata. Bello, grazie, grande Charder, te lo meriti, livreatore ufficiale. Sei un moderatore artista. Moderatore artista, quindi sei socio e sei il collega della Giulia, eh? Ok, quindi ragazzi, tanta roba, grandissimi, complimenti a te Giulia. Grande Charder. Ecco il tuo collega, moderatore e artista, bella lega. Anche la Giulia quando farà poi il logo di Marco Drums faremo uno stacco promozionale alla mitica Giulia e diventerà anche lei moderatrice artista. Si può fare in tanti o? Ah ok, si può fare Giulia, dai. Un logo spettacolare Giulia, eh? Un logo spettacolare lo voglio un logo spettacolare con la mia faccia che è uguale alla mia faccia. Guarda che questa è al cosa, drago. Parlavo anche ieri con Marco Lord di fare diventare Charder. Quando no? Riesci, Giulia, quando riesci con i tempi che mi dicevi te, tutto, senza correre, senza fare le cose di stress. Comunque sì, è vero. Carla mi diceva di Charder e infatti... Sì. Ma lo pensavo anch'io, però ragazzi è che non mi ricordo. Cioè quando mi metto dietro a non fare live, metto dietro un attimo sul PC, vi dico la verità, Stream Elements, Twitch, YouTube e OBS Studio, ragazzi, sono veramente un casino. Perché in teoria metti e funziona tutto, ma nella realtà non funziona mai niente, bisogna stare a smanettare tutti i settaggi. Esatto, Lord.
riesci a darmi un po' di bere, amore? Sì. Un po' di brum brum. Tu ti devi pettinare. Marco, ti dico, l'ho fatto uguale la faccia. Grande, Giulio, grazie. Non che ti meriti il ruolo di artista, Giulio, già subito, eh. Ma dai, lo facciamo come promozione, lo facciamo come promozione. Almeno viene fuori tipo una festa. Festeggiamo con l'acqua chiusa bene, mica che va in giro dappertutto e mi fotte la PlayStation. A fare il scemo, a far finta di farla. Anzi, adesso devi chiuderla, amore, perché quando vinco devo fare i festeggiamenti. È qui il tappo, è qui sotto di me. Amore mio. Dove? Mamma! No, no. Oh, no, lì, amore. No, lì, dai che mi fai sbattere. È sotto proprio dove c'è i piedi. È caduto lì. Non vedo. Sì, ma tranquilla, Giulia, grazie, grazie. Grazie mille prima di tutto. Esatto, quando vai a fare il tatuaggio, tranquilla, eh? Senza correre prima. Sì, 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 Giulietta si va a fare il tatuaggio. No. Me l'aveva detto, sì, 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 fico. Manda! Allora, ragazzi, scusate, devo recuperare il tappo, eh. So che non si fa nella vita reale. Ma è possibile che non c'è? Non c'è. Guarda dov'è. Porca miseria. Allora, chiudiamo perché qualcosa mi dice che siamo alla vittoria. Non vorrei essere troppo... Ok, lo champagne è pronto. Ok, prepara anche la trombetta. Ma quanto stemma c'è, Shard? Sharder, sei un soldato pieno di stemmi. Dai ragazzi, mancano la bellezza di 10, 15 giri, 14, 5, 6, 7, 8, 15. Twitch Unity, oh, lo champagne, Sharder, festeggiamo, Monaco si deve festeggiare, eh. Mio Dio ragazzi, è la prima volta che ho fatto Monaco per 78 giri. Vi rendete conto che sono dalle 3 del pomeriggio che stiamo correndo insieme, ragazzi? Incredibile. E amore, l'acqua frizzante bisogna comprarla, è finita, eh? Quindi tutti bevono. Allora, nessuno vuole... Allora, lui ha detto, ma è falso, no? Lo champagne, ha detto, sì, è finito quello vero, vai di acqua frizzante. Esatto, acqua frizzante. Tra l'altro ce l'abbiamo, eh? Nel frigo, quella bottiglia che ce l'ha. Potremmo aprirla? Mi ha regalato un abbonamento a Lord. Oh, Giulia, grazie amica mia. Mamma mia, grazie mille. Gentilissimo, vi voglio bene ragazzi, grandi, grandi raga. Sostenete Marco Drums Games Channel che deve comprarsi la barca. No. Devo comprare il Fanatec e devo comprare il computer, ragazzi. Dai, sostenete Marco Drums. Mo? Cosa mo? Sì. Dai ragazzi, grandi, grazie. Ma... Devo comprare la barca, è bellissima. Lo yacht. Il boat. Una volta c'era un telefilm che c'era boat, qualcosa. Era bello, era carino. Hazard. Anche, vabbè, non è pubblicità, è Hazard, è bellissimo. Era un telefilm con Boy Duke. Che io lo guardavo sempre da boccia, raga. E guardavo anche... Oh! E guardavo gli snorchi. Era bellissimo gli snorchi. E Chobin era un cartone che mi ha flashato la vita. È stato il cartone più psicologico alle tue spalle al ritmo di e brutto che abbia mai visto nella mia vita. Mi ricordo ancora Chobin, la canzone di Cristina D'Avena, che tra l'altro è mitica. E tra l'altro ha 60 anni Cristina D'Avena, ragazzi, fa paura. Sì. Gnoccona, sì. Sì, Cristiano D'Avena, sì, raga, tanta roba. Non penso che nella sua vita abbia lavorato tanto, però ha fatto tanta musica e è un artista incredibile perché è stata insieme a tutti noi ragazzini, eh. Cristina D'Avena, davvero, raga. Forse è stata quella che non si parla mai di Cristina D'Avena, ma è quella che è stata con tutti noi. Penso che nessuno di noi non abbia mai visto un cartone animato che c'era la voce delle canzoni di Cristina D'Avena. Infatti ho visto anche un suo video e la seguo su Facebook. E la seguo su Facebook.
Grande Giulia. Dai, dai, dai ragazzi. C'ho la schiena, raga, davvero, c'ho la schiena che non la sento più, 12 giri, amici miei, senza errori, senza errori. Marco, mi giungo il tatuaggio per mio papà. Sì, 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 me l'avevi detto, fai benissimo Giulia, fai benissimo. Tanto il tuo papà è sempre nel cuore, come il mio in questo momento, e se vuoi fare un omaggio a lui, fatti un bel tatuaggiozzo. Brava, brava, brava. Concordo, concordo. Io non mi faccio tatuaggi, ragazzi, ma mi piace e trovo delle motivazioni per chi li fa. Quindi fate solo che bene, ragazzi. Io in primis per il male, quindi fanculo. Cioè, farmi auto male da solo. Quando già di male ne proviamo abbastanza, tipo quando tocchi dentro con le ciabatte l'angolo del mobile e il ditino fa un male pazzesco, quindi evito di farmi dell'autolesionismo. E poi perché mi piacciono i tatuaggi fatti bene, ma i tatuaggi fatti bene sono troppo grossi e non ci voglio di queste cose qua. Bello, sì sì, è vero Shard, grande Giulio, respect, come si dice, respect. Ragazzi, il mio cervello si è già spento, penso, 8 giri fa. Quindi sto andando per inerzia. È solo gli occhi, il anche proprio l'allegranza e la fabulosità. Tutta la speranza e la passione si è spenta un po' di giri fa. Adesso dobbiamo... Oh, livrea fatta, grande amico mio! Stasera la vediamo, speriamo che arrivi la Roberta, non ho modo di contattarla. Grazie, 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 grazie davvero Giulio. Grazie Lord per l'abbonamento, grazie ragazzi, grandissimi. Supportate sempre Marco Drums Games, ragazzi, grazie mille, grazie mille. Grazie davvero tanto, perché noi piccoli streamer cresciamo grazie alle sub, quindi grazie infinite, davvero. Stacco da quella dietro è 2,0 secondi. 2 secondi ho da Verstappen, raga. Cioè non posso mica star qua tanto a prendermi la scialla, Oh, cos'hai postato da Magnà? Adesso fammi finire, Giulio, che mancano 10 giri, Giulia. Dopo guardo cosa hai postato da mangiare. 43,7 sarà secondi. Sicuramente un panino con la mortadella, con la mortazza o qualche mega affettato che ci avete voi dalle vostre parti, che sono fantastici. Mi stai facendo venire fame, Giulia. E a 10 giri dalla fine non è una cosa bella. Sta parlando di panini. Sta parlando di mangiare, sì. Giulia, mandamele. Giulia, mandamele. Tu devi vedere, Giulia, il panino. Dopo ti mando la foto del... Oh! No, 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 no! Attenzione, attenzione. Ve l'avevo detto ragazzi, collisione con Verstappen. Evita rischi sui sorpassi, o dovremo fare i conti. Siamo un po' distanti, amico mio, se no si facevano dei bei raduni, giù 1000 passachilometri. Dobbiamo cominciare a muoversi. Ti ho detto che il camper dobbiamo prendere. E dai, quando comprerò il camper, ragazzi, allora fate le sub, fate gli abbonamenti che devo comprare il camper per venire a trovarvi. Quindi fate 70-80 abbonamenti al giorno così riusciamo a venire a trovarvi. Ma lui sta parlando con la Lo so, lo so, ma sto parlando con tutti, ma sta parlando anche con la Giulia, che loro sono più vicini, Ne ha sempre 600, penso, di chilometri comunque. Allora, per fortuna ho fatto l'errore di accelerare un po' troppo, la macchina si è girata e l'amico Verstappen è rimasto lì un po' imbronciato che non poteva passare, Se no, ragazzi, era già passato l'amico Verstappen. E bisogna stare molto attenti, soprattutto verso la fine, Perché le gomme non ci sono più. Grande, grande, Shard. Hai visto? Sono riuscito a fare la retromarcia subito. Oh, le gomme non ci sono,
non tiene più niente. Ah, grande Giulio. Sta usando i preziosi consigli dell'amico Filbo, che mi ha detto prima di frenare, prima di non tirare. Oh ragazzi, 8 giri per vedere la fine del Gran Premio di Monaco. Dai ragazzi, prepara la trombetta, mo. Sì. Lo champagne. Non è ancora detto, amici e amiche di Twitch, se non mi seguite ragazzi, iscrivetevi al mio canale. Grandi, grazie mille, amici e amiche di Twitch. Ok, il distacco da quella dietro è 1,7 secondi. È 1,7 secondi, ragazzi, 1,7. Sta sparando i botti. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Perdo l'aderenza, ha detto? Ah, bene! Cerchiamo di essere più delicati, allora. Caspita, ragazzi, non è detto, eh? Attenzione, mi raccomando. Il meccanico mi ha detto che tra un po' perdo l'aderenza e il Verstappen è dietro, eh? Molto dietro. Dietro di tutto. 7 giri, amore, dai che ce la puoi fare, giù. Dai Sharder, amico mio. Un po' di tifo. Un po' di tifo, ragazzi. Siamo tutti stanchi, amici miei. Però sono gli ultimi sforzi. Abbiamo i doppiati. Dai, Sharder, aprilo tu, grandissimo lo champagne. Dai, voglio che lo apri. Dai, dobbiamo arrivare primi, però, eh. Grazie, grande Sharder. Oh, io la trombetta? Sì. Non c'è un coso che oh no no Drunk, cosa hai fatto? Non tiene più, raga. 6 secondi, cosa ha fatto papà lì. Non tiene più le gomme. No. Madonna, ragazzi, che tensione! Il distacco dal tuo compagno di squadra è 44,0 secondi. Che tensione, amici! Quanto ha Verstappen? 4,9. Porca miseria. Anche essere privi, ragazzi, a volte è proprio brutto, perché bisogna vedi se mi sta la serie, sta recuperando, vai. Dai ragazzi, fine gara. Marco Lord sta morendo. Fine gara. Resisti Lord, sono tutti doppiati qua. Fine gara, ragazzi, che tensione! Vieni. Lo so, ma poi bisogna passarlo, a prenderlo. 2:23, 2. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della... Porca loca! Per fortuna, ragazzi, non c'è lo spaccamento della macchina. Incredibile!
se no ero 77 volte nei box, un giro i box, un giro i box. Vai Drum, vai Drum! Dai ragazzi nella chat. Facciamo tipo a Drum. Non riesco a leggere, ma leggi tu per cortesia. Io adesso leggo. Ma che resisti, sto vendendo. Vedendo la luce bianca intorno a tutto. Speriamo che è la mia vittoria, amico mio. Dai! Guarda Vettel che si mette in mezzo! Vai. Dai, 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 dai! Vai Drum! Non sono vicino per doppiarlo, non sono vicino! Non ce la faccio! Dai Drum, ce la fai! Per doppiarlo, per superarlo più che altro! Dai, dai, raga! Dai che ce la fai Drum! 73 giri, io ce ne ho ancora 5! Ok, concentrazione Drum! Forza, su, 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 su! Tutti stanno incitando te. Grande, grazie, grazie, raga. Presta attenzione, leggo io, non leggere, non leggere. Vai Drum, vai Drum, vai Drum. Spingi, Marco. Sì, spingi. Sì, sì. Bravo, Marco, vai. Oh, ma che stronzo. No. Si è messo proprio davanti, sapeva che lo passavo. Parassita, no, ma dai. Ma che stronzo. Ma dai, Verstappen! Penalità per Verstappen. Distacco dall'auto dietro, 13,4. Io ce l'ho. Ma dai! Ma non gli sono andato addosso! 5 secondi di penalità, bastardi. No, ma... Dai, ragazzi! Quattro giri, 74 giri, porca paletta. Ma doveva darmi anche la penalità, scusa, ma perché? Non sono andato addosso. Sono gli altri che mi hanno fatto girare poi, tra l'altro, dai. Cacchiarola, porca mucca, porca trota. Il problema è, sì, vabbè, qui ero già tutto scassato, posso anche andare a prenderlo. Quanti secondi ho? Caspita, 13, figlio di Tatiana, figlio di Tatiana, Verstappen, non si fa così, imbroglione. Oh ragazzi, Verstappen mi ha fatto girare qua, prima, al giro prima, colpa sua, porca gomma. Ho le gomme finite e Verstappen invece non ce l'ha finita, né raga? Sì, purtroppo anche se lo prendiamo, ragazzi, non col 5 secondi di penalità. Dieci, mancano tre giri, ragazzi, purtroppo credo... Ah, buongiorno principessa, a te. Finesse, buongiorno Finesse. Dai, 70 e passa giri, ragazzi, d'altronde The Show Must Go On, non si può avere tutto. Bisogna impegnarsi, correre, e ci sono anche queste cose da mettere in conto. Verstappen è veramente forte, eh? Tra l'altro arrivo terzo, ragazzi, perché Hamilton è dietro, o do un po' di paga a Hamilton. Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue, gli rifili qualche secondo a giro, se no non riesco neanche a arrivare secondo, raga, arrivo terzo, i 5 secondi di penalità non ci volevano proprio. Dai, frena e non frena sta macchina. Marco Carlo mi ha detto che Lord è solo un macchinista. Perché? Marco Carlo mi ha detto che Lord è solo un macchinista. Ma perché? Perché? Caspita ragazzi,
Ragazzi, finale incredibile. Dai, l'importante è che Obi, devi dire se devo avere più secondi da quello dietro, mo. Da. Sì. No! Ma mi fanno girare tutti! Ma perché mi fanno girare quando becco un altro qui? Dai, guarda! Non mi fanno andare! Allora! Guarda lì! Ma dai, guarda che roba! Sì, va bene. Penalità di 10 secondi per Tsuya. Va bene. Dai, va bene. Ok, raga, non andiamo neanche sul podio. Porca loca. Però facciamo casino lo stesso. Dai, ma fanno girare loro, ragazzi. Ma cos'è sta schifezza? Cos'è sto parassitismo in questa gara? Dai, guarda. Ma dai. Ma guarda, raga. Ma non mi fanno andare, guarda! Aggressiva. Non vogliamo perdere posizioni per una penalità. Allora, ragazzi. Cioè! E mo? E non sono ferme, dai, ho un giro da dire! Vabbè, raga! Ma chi so sta in pista? Guarda! Oh, ragazzi! Sto gioco è buggato, che cazzo, spostati. Dai, mi brancano dentro quelli dietro, ragazzi, impossibile. Ma guardate come si finisce. Ma guardate che roba. Oh, mi stanno venendo addosso, raga, No, ragazzi. Che incredibile. Che roba. Era roba, ragazzi, è incredibile. Non credevo nella vita di fare una gara del genere, ragazzi. Non credevo di fare una cosa del genere. Anche il volante, no, ma che dietro, ma vai, ma muoviti, vai e vai, gioco. Cioè, da primo. Ah, non lo so, questo gioco ha delle problematiche serie di gameplay. Spero che col 2022 le sistemino, perché sinceramente, ragazzi, io ho 25 secondi. Ok, dai, siamo già fuori podio. Siamo fuori podio e siamo a 30 secondi. Va bene, grazie gioco, bellissimo, mi hai fatto stare 20 40 secondi. Ho fatto un giro, ho fatto. Sì, ci sta del bug in questo gioco. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 5,6 secondi. Ah, li hai pagati per farmi bloccare. Ah, ho capito. Oh, Verstappen ha vinto. Li ho pagati. Vabbè. Fare posto all'Alfa Tauri. All'Alfa Tauri. Bellissimo. Grande Shardor. Grazie, gentilissimo. Dopo 78 giri pazzeschi, 74 pazzeschi, gli ultimi 4 un disastro, ragazzi. Non avevo mai visto una roba del genere. Che bello Minecraft. Dai, amo, prepara lo champagne lo stesso. Guarda le gomme. Non ce l'ho più, amo, non c'ho più gomme. Dai che non riesco neanche a finire l'ultimo giro. Incredibile. Perché loro arrivano e ti cacciano fuori. No, non c'ho più gomme, non tiene più, mi hanno preso, mi hanno fatto girare. Ogni volta che superavo quello là mi toccavano dentro l'alettone, mi facevano girare. Dai, molto poco. Non fare questo prima. Dai, molto poco. Niente, amico, ti vedo troppo contento. vabbè, raga, cosa devo fare? Si deve ridere. Dov'è? Dov'è l'acqua? Per il quinto posto, pilota del giorno Perez, ma vada via il champ. Verstappen, te non si può fare, deve fare così. Verstappen, è vero, e sei stato tu a farmi girare, inutile
che fate i pagliacci in quel box. Dai, vogliamo vedere il boss, Arista. È inutile che fate i pagliacci in quel boss. Ciao Loki, gara incredibile Loki, una cosa pazzesca. Mai visto tante cose succedere in un giro. Tutta colpa di quest'uomo qua davanti. No. No, no, no. Ma non voglio neanche vedere. Mamma mia, sono arrivato? Dove sono arrivato? No, scusa, raga. Non ci sono neanche. Ah, ottavo. Ma direi Sergio Perez, perché guidate veramente in modo fantastico. Bene, Luca. Ottavo, amici miei, ottavo. Ma me lo fa vedere un po' il replay sto gioco, perché non dirmi che mi butti fuori. Ma buttato fuori! Non si può neanche vedere il replay! No. Sempre più sconsolato. Sempre più sconsolato. Come se la musica di sconsolato. Aspettimi la musica di sconsolato. La musica non puoi metterla, ma. Na na ra 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 ra. Tararara, tararara. Pertine verde, pertine. Dai ragazzi, 78 giri. Spero nella realtà, senza che nessuno dica niente, bevi, che la gara sia andata veramente, veramente in un altro modo. Perché qui Marco Drums Games da primo è arrivato ottavo. Colpa tutta degli altri. Un beve. Beviamo in allegranza tutti insieme, perché davvero la gara è stata incredibile. Una gara gioco boia, ti farò un bonifico che potrei rifiutare. Ah no, era un'offerta. Che non potrei rifiutare. Ah no, era un'offerta. No, rifiuto. Allora Loki, questa pista fa schifo. Io la toglierei, proprio dal circuito mondiale, proprio del mondo della Formula 1. Non sono mai riuscito ad andare bene. Comunque oggi da sesto sono partito, gli ultimi 10 giri ero primo. Dopo il grandissimo Verstappen ha pensato bene di toccarmi l'angolino, mi ha fatto girare, mi ha dato 5 secondi, no? Un euro falla, sai quando posso fare la lobby. E praticamente gli ultimi giri un doppiato mi ha brancato dentro, mi ha fatto girare, si è stati fermi tutti così 40 secondi che non mi faceva andare avanti e niente, va bene, qui 25 secondi di penalità e la gara è andata così e non sono neanche sul podio, quindi purtroppo oggi la Formula 1 di Marco Drums Games, cioè, non è andata proprio bene. Sì, Charder è stato promosso, sì. Grande Loki, grandissimo Loki. E niente, ragazzi. Il drago. Perché ora? Dai, parla tu, perché? Ah, sì. Charder è diventato il nostro artista del canale. Moderatore che è il collega di lavoro di Giulie, chiaramente a gratis. E sì, perché in. Come le Onlus, e artista, perché ha fatto tutte le grandissime livree per tutti. Che bello lavorare gratis, bravo. Ecco. Allora amici miei, io davvero vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, perché è stata una giornata pazzesca. Il mio cervello è andato in pappa, devo andare a farmi un pisolino, vi giuro, tanti gattini con occhiali, e dove ho messo i miei occhiali? E vi ringrazio e vi aspetto stasera alle ore 9 su Gran Turismo 7, che facciamo insieme, e correrà anche Carla, facciamo la lobby, così giochiamo con l'amico Charder e tutti gli amici che vogliono giocare con noi. Vi ringrazio tantissimo Giulie e Lord per l'abbonamento, veramente grazie mille. Per la mia parcella ci mettiamo d'accordo. Per la mia parcella non ho letto questo messaggio, perché con gli occhiali non riesco a leggere, quindi diciamo che il messaggio che hai scritto, Lord, è andato nel dimenticatoio. Si sente lì.
ci sono le stelline, vedi, ci sono tutti i quadratini e quindi non ho letto quello che hai letto. Davvero, grazie Giulia e Lord, ma a parte proprio dell'abbonamento, perché siete sempre con noi e le chat sono bellissime quando ci siete. Grazie per la moderazione, grazie Sharder che sei venuto con noi oggi, è stata veramente una giornata divertente, ne parliamo poi, anche questo non l'ho visto. Ciao gente, ok, ciao Lord, come di prima non l'ho letto, Birbantel. Ci vediamo stasera ore 21 ragazzi, quindi io vi ringrazio e vi saluto, e vi ringrazio e vi saluto. Stasera ciao a tutti, ciao Sharder, vediamo la livrea per la mitica Roberta sperando che stasera c'è. Ciao Loki, ciao a tutti, grandi ragazzi, grazie, 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 a stasera. E la gara purtroppo non è andata come volevamo, ma le gare sappiamo tutti che sono così. Ciao!